Ciao a tutti, benvenuti alla live, siamo Lorenzo Grani. Tanto che aspettiamo come sta andando la quarantena. Grazie. Ciao. Vai, ecco. Ciao, come va la quarantena? Va bene, dai, siamo un po' in casa, un po' in giro, un po' al lavoro. Canta quello. Tu stai Esatto. bene, poi. Sì, noi qua tutto ok. E tu, voi lì? Ma è tutto a posto. Bene. Fortunatamente. È la prima volta che faccio una Non ci diretta, sei. per questo che ti avevo chiesto come funzionava. Ah, no, vai, tranquillo, sono domande. Poi sei mai classico, se qualcuno ci fa domande nella chat rispondiamo anche a quelle, se ti va bene. Sì, si visualizzano qua in basso lo schermo. Sì. Poi c'ho anche il telefono che è accanto per guardare nel caso. Ah, ecco, bene, ottimo. Quando ci sei, cominciamo. Io sono prontissimo. Vai, perfetto. La prima domanda, che è un classico, è come ti sei appassionato al mondo del rally? Beh, mi sono appassionato grazie a mio padre perché lui correva già quando io ero nato, quindi avendo in garage una macchina da rally, diciamo che per me era un po' inevitabile appassionarmi. Quindi lo seguivo nelle gare, o meglio, mi portavano a vedere le gare quando correva lui, e altrimenti mi portava mio padre a vedere le gare. Insomma, c'ero un po' sempre in mezzo ed è stato un po' inevitabile appassionarsi. Mondo bellissimo. Sì, molto, veramente. Qual è stata la tua prima auto con cui hai corso? E a quale gara? La prima macchina con cui ho corso è stata la Peugeot 106 di famiglia che abbiamo. E era l'anno 2013 e la gara era Ronde Predappio Meldola, in provincia di Forlì Cesena. Non era altro che una prova speciale fatta nella stessa strada dove veniva svolta la cronoscalata Predappio Rocca delle Caminate. Però comprendeva anche la parte in discesa più stretta ed è stata un po' una ronde istruttiva, insomma, la prova era una sola da ripetere quattro volte come tutte le ronde e ho fatto un po' di esperienza, insomma, ho guidato un po' una macchina da corsa su strada, dato che non avevo ancora mai guidata, prima d'ora avevo 18 anni, quindi l'avevo provato solo una volta in pista, però su strada vera e propria era la primissima volta. Qual è il rally più bello a cui hai partecipato? Il rally più bello? Di rally belli ne ho fatti più di molto belli, ne ho fatti più di uno. Diciamo che metterei sullo stesso piano i rally Colline di Romagna dell'anno scorso, poi metterei i rally della Marca sempre dell'anno scorso, Modena 2016-2017 e rally Elba 2016, senza scordare ovviamente la prima gara che ho vinto. Nel 2014, prima vittoria di classe al Rally delle Due Torri in provincia di Bologna. Probabilmente quella è stata la più indimenticabile, perché insomma la prima volta che vincevo la classe, la prima volta che riuscivo a essere tanto competitivo, quindi è stata la più grande scoperta, probabilmente. Ci scrivono nei commenti Zulian Sara, ciao Lore, non vedo l'ora che riparte la stagione per farti il tifo a bordo PS. Grazie, ciao Sara, grazie. Anch'io non vedo l'ora, infatti mi sembra che sia passata un'eternità dall'ultima gara che ho fatto, che in effetti è passato tanto tempo, l'ho fatto a settembre dell'anno scorso, quindi mi sembra veramente una vita di non mettermi la tuta. Tempo. Visto che si parlava di rally, qual è quello a cui vorresti partecipare? Uno a cui non ho mai partecipato è stato e che vorrei partecipare. Rally della Valle d'Aosta mi ispira perché faceva parte del trofeo Rally Asfalto, che è un po' l'equivalente del CVRC che sto facendo, che ho fatto fino all'anno scorso. E mi ispira un po' per le strade, e per il salto che c'era, insomma, per la storia che è quella gara. Però non sono mai riuscito a farla perché non l'hanno più riproposta.
E un'altra gara che mi ha sempre ispirato abbastanza è stato il Rally del Bellunese, sempre perché vedere dai video ci sono delle prove speciali con passaggi spettacolari. Allora mi è sempre incuriosito. Speriamo che lo rifacciano. Un'altra domanda è stata, ma la tua naviga preferita chi era? Dalla Lombardi. Ma è ovvio che è Chiara Lombardi, batte la concorrenza. Vabbè, scherzi a parte, tanta roba. Brava, brava ragazza, brava navigatrice. Come hai fatto a conoscerla? Siamo conosciuti, o meglio, io l'ho contattata all'inizio del 2017, che avevo in previsione di rifare il campionato italiano WRC, già fatto e vinto l'anno precedente, e mi serviva un naviga, che fosse Under 23. Che all'epoca ero anche io under 23, e se sia pilota che naviga sono under 23, la tassa di iscrizione veniva quasi dimezzata come costi. E allora ho provato a contattarla, dato che guardando le varie classifiche e i vari elenchi iscritti, vedevo che appunto lei era un under 23. Allora la contattai e poi pian pianino ci siamo un po' conosciuti così, finché non abbiamo fatto la prima gara insieme, che è stato il Rally Isola d'Elba nel 2017, che era la gara d'apertura del campionato. Ha scritto, ti è convenuto. Come? Chiara ha scritto, ti è convenuto. Ah, ecco, infatti. Sì, un po' tutte e due, dai. Com'è il tuo rapporto con lei? Ma direi molto molto buono, altrimenti, insomma, non avremmo neanche fatto tante gare insieme. È buono perché è un rapporto abbastanza professionale, dato che siamo entrambi meticolosi, poi lei ormai mi conosce, quindi sa dove c'è da mettere il puntino sulle i, sa dove invece c'è da lasciare un po' correre. Ma a prescindere, lavoriamo sempre al meglio che possiamo e soprattutto c'è molta intesa anche, insomma, ci si intende quasi sempre al volo. Quindi direi che è Immagino. un rapporto ottimo, infatti non a caso il quarto anno, questo sarebbe stato il quarto anno che corriamo insieme. Ci scrivono nei commenti ginnastica.sara, vorresti tornare all'Elba? Io sono dell'Elba. Magari, magari. Ci sarei andato all'Elba, era una delle gare che avevo in programma di fare quest'anno. Sicuramente è stato un peccato non andarci, ormai era un po' tappa fissa, però pazienza, purtroppo non è stato possibile, come tutti sappiamo già. Un aggettivo per descriverlo, l'Elba. Secondo me l'aggettivo migliore è affascinante, perché pensando al fatto che sia un'isola. Quindi dici, è un'isola, è piccola, in realtà nella sua piccolezza, che è comunque in realtà grande, quando vai là si riescono a trovare delle strade che sono veramente impegnative e sono proprio belle, sia da fare che da vedere, un po' per tutti. E poi il contesto dove è fatto è bellissimo, avendo il mare intorno, e poi è anche tanto impegnativa, quindi pensare di essere là, di andare là apposta per correre. E che ci vai là solo per correre, poi a meno che tu non ci vada in ferie, la prossima volta che torni lì sarà tra 365 giorni, cioè sì, l'anno prossimo, insomma, dici, Dio buono, è tanta roba, è bello, è affascinante. Autorally preferita con cui non avevi virato? Ma io, essendo amante della Peugeot 106, mi viene da dire la Peugeot 106 Maxi. Quella preferita che non ho mai guidato. È bella da vedere, è bella da sentire. Mi è sempre piaciuta poi. Esatto, Quindi quella che hai virato 106, la tua preferita. la mia preferita su cui ho avuto, insomma, il privilegio, la fortuna di correre all'inizio e di averla tuttora di mia proprietà, di famiglia poi. Ti senti più soddisfatto quando corri col 208 o con il 106? Il 106 è più difficile da usare, parlo poi per il mio perché ho usato solamente il mio di Peugeot 106, e appunto perché è difficile ti senti appagato quando riesci a usarla tutta e fare dei buoni risultati. Però tuttavia anche la 208 tra i suoi pregi e difetti è impegnativa anche lei, però se dovessi fare una percentuale direi che è più impegnativo il 106 tra le due, quindi dà forse più soddisfazione la 106 che la 208 a livello di risultati, appunto perché il 106, come ho detto, è più difficile da usare. Ci ironizziamo un po'. Cosa preferiresti tra una gara con il 306 mazzi e il matrimonio? E perché proprio la gara?
Beh, la gara col 306 Maxi, direi. Diciamo che col 306 Maxi, mal che vada, insomma, la gara finisce lì. Un matrimonio, mal che vada, non finisce lì. Quindi può dare più problemi in futuro di quanti non ne possa dare la 306 Maxi. Quindi direi assolutamente 306 Maxi. Di Giulia ci scrive 106, non lo batte nessuno. Esatto, concordo. Visto che si parla di 106, qual è stata la gara più bella con il 106 che hai fatto? Inevitabilmente quella che ho fatto l'anno scorso al Rally Colline di Romagna. Abbiamo fatto un ottimo risultato, abbiamo azzeccato un po' tutte le scelte di gomme, nonostante il meteo sia stato un po' strano, abbiamo azzeccato tutte le scelte di assetto e soprattutto abbiamo fatto tempi veramente incredibili. Abbiamo anche vinto una prova contro vetture di classe R5 e poi alla fine ci siamo piazzati quarti assoluti e primi di due ruote motrici, quindi con una 106, insomma, di questi tempi qua, fare quel risultato lì è tanta roba. Quindi probabilmente, sicuramente quella lì è la gara migliore che ho fatto col 106 a livello di risultato. Come sensazione, anche la prima gara che ho fatto e vinto con la 106, come dicevo prima, il Rally delle Due Torri, anche quello ovviamente è bellissimo perché la prima volta che ho vinto, sempre su quella macchina. Quindi. Però sì, tra le due è di più il Colline di Romagna dell'anno scorso. Poi ci scrivono nei commenti: Davide Rizzo, co-driver, qual è la gara più difficile e più impegnativa? Ciao Davide. La più difficile, ce ne sono state di difficili. Probabilmente mi viene da dire il Mille Miglia è tra le più difficili, perché sono strade che non mi piacciono molto e quando sai che una strada non ti piace fai anche un po' più fatica a essere competitivo. E poi tra l'altro è impegnativa anche quella che abbiamo fatto io e lui, io e appunto Davide Rizzo, più in Salento, che anche lì le strade sono atipiche. E particolari, sono molto diverse da quelle fatte, quindi probabilmente quelle due lì sono le più complicate, appunto perché o ti piacciono e le fai bene, o non ti piacciono e ci litighi un po', quindi un po' amore e odio. Ok. Ci scrivono nei commenti Matteo D'Arca, ciao, mi saluti per favore. Ciao Matteo. Poi, tornando alle domande, qual è l'avversario più duro con cui ti sei scontrato? Io ho corso contro tanti piloti, però uno su tutti, il più forte direi sia Andrea Carella. Ho corso contro lui nel 2017 e ci siamo scontrati varie volte a livello di tempi in prova. Qualche volta ho avuto l'onore di fare dei tempi un po' più bassi dei suoi, ma a livello di risultato finale era sempre un po' più avanti lui. Aveva un po' più di esperienza di me e soprattutto. Inevitabile da dire, andava fortissimo, non ce n'era veramente per nessuno. Ci scrivono nei commenti: Denis Picenorelli, ti piace la PS Mersino? Ciao Dennis, no, non mi piace la PS Mersino, però anche lì ci abbiamo messo una pezza, ti ricordi? Poi ci scrive Zuina Sara, quest'anno se la stagione fosse già partita avessi programmato il Marca? Avevo programmato un paio di gare, però sì, anche il Marche era una tra quelle. L'Elba e il Marche erano tra quelle due lì, sì. Poi, ginnastica. Tutti i commenti ora. Ginnastica.6 ci dice: ti piace la PS Bagnaia Cavo? Ci sono stato e ti ho fatto quella foto che ho pubblicato nelle storie. Sì, mi piace molto, però la mia preferita resta la versione 2016, che era cavo volterraio, insomma, quella più lunga. E che si faceva di notte, quella secondo me è la più bella tra le versioni di cavo. Poi, ancora nei commenti, se devi scegliere una gara LWC, quale ti piacerebbe fare? Lorenzo Renucci ha scritto. Non è male il Tour de Corse, appunto perché è asfalto. E a livello di spettacolo, mi è sempre piaciuto anche Rally in Spagna. Poi dopo si contano le domande. Ambrosio Video Produzioni, ti piace il Rally del Ciocco? Sì, lo sono andato a vedere varie volte, però non mi è mai capitato di parteciparvi. Però è una bella gara, sì. Poi ancora Jacopo Berga, ciao Lorenzo, mi mancherà andare a verifica con te, soprattutto dopo il Marco 2019. Ciao Jacopo, sì, anche a me. Anche a me mancheranno
Anche era avere un meccanico come te per le gare. Effettivamente si è creato un bel rapporto, sì. Aspirato o turbo? Aspirato. Poi nei commenti si riscrivono. Aiuto. Non credi sia l'ora di iniziare a correre sulla terra? Perché no? Ho fatto due gare sulla terra, ma sì, non ho avuto grandi risultati, insomma, bisogna insistere un po' di più e fare solo quello per poter migliorare. D'altronde, venendo dalla pista, cioè dall'asfalto, per me è tanto tanto atipico la terra. Però chissà, magari in un futuro potrei anche decidere di fare solo quello e migliorare. Sarà l'ora di guidare quattro ruote motrici. Sì, era in programma di fare un paio di una gara almeno con una macchina a quattro ruote motrici, sì. Macchinera? La Skoda Fabia è quella più papabile, sembra a detta un po' di tutti, è quella più facile da usare e tutto, quindi probabilmente mi sarei indirizzato su quella. Scrivono nei commenti. Ambrosio Video Produzioni, conosci Anetz Racing? Sì. È un team toscano che noleggia macchine, macchine bianche e nere, sì. Che spagnolo mi commentano, lo so. Poi se no ci commettono Schenettini Sandro. Lollo, andiamo a fare il test con la 208 nuova. Ciao Sandro, magari, perché no? Se ci fosse la possibilità. Poi continuiamo con le domande qua. Ci puoi descrivere il Monte Tomba? Monte Tomba è la prova clou, direi, del rally della Marca. Dico la prova clou perché è la più difficile e se non la conosci non ci vai forte su quelle strade lì. Quindi è una prova che ha un inizio, la prima parte molto tecnica, e seguita da una parte molto veloce, dove devi fare traiettorie, davvero fare il pelo a tante cose. Ha due grossi salti, uno non stacchi le ruote da terra, mentre il secondo veramente decolli. E quel punto lì fa veramente paura. E la parte successiva invece c'è sempre del veloce con un'inversione dove dopo 2 km iniziano dei tornanti stretti, mi sembra che siano 18 perché poi ci sono anche i cartelli che segnalano i tornanti e di quei tornanti lì devi fare veramente bene perché è tutto stretto, tortuoso, bisogna perdere il meno tempo possibile e fare il più metri possibile per fare il tempo. E poi nei commenti ci scrivono Giulia Ansara. Allora, raccontaci come ti è sembrato il dosso della marca. Ah, il dosso del Mark è pauroso, veramente, ci si arriva tanto tanto forte e ovviamente perché ci arrivi forte stacchi tanto le ruote da terra. Certamente è da gestire perché la curva prima del salto è una curva storicamente ostica, quindi bisogna fare bene sia quella che poi ti porta sul salto con la macchina dritta. E il difficile è sia il prima che il dopo, il salto di per sé. Sì, è impegnativo, però la parte più impegnativa è ciò che viene dopo. Ci dicono ancora nei commenti ginnastica.sara, se ci sarà la Lierba a ottobre posso venire a Parco Assistenza a salutarti? Certamente, assolutamente, neanche da chiedere. L'Evo è tua? Questa Sì, è la macchina di famiglia. è la mia domanda personale. Mi gabba molto di macchine giapponesi per quello. Sì, anche a Se mi me. puoi parlare un Quella pochino. poi in particolar modo, perché adesso macchine moderne, bella come quella, non le fanno, non le faranno mai più belle così, quindi è un bel pezzo Troppo no. quella Che macchina. modifiche hai fatto? Niente, niente, è originale, c'è solamente i cerchi, quelli più grossi e basta. È originalissima come Mitsubishi l'ha fatta. Penso che sia una delle poche in giro che sia Sento qualche tutta originale. tutto originale, sì. Ma già così tanto forte originale, modificarla sarebbe un po' ingestibile. Dopo la macchina noce diventa una bestia. Poi, Esatto, una bestia. sei molto forte e completo, a parte il tuo budget, quale pensi che possa essere il tuo punto migliorabile? E ringrazio chi ha fatto questa domanda. Speriamo di essere forti, sì.
Un punto migliorabile, probabilmente mi piacerebbe non essere il più impeccabile possibile, sbagliare il meno possibile. Purtroppo è capitato anche lo scorso anno di fare un errore, ma si sa, insomma, quando sei un po' tirato al limite capita di sbagliare. L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile di questi errori e essere il più competitivo possibile. Quanto sarà bella la vittoria al Marco Romeo 9, sei il migliore. Speriamo di esserlo. Anche qua ringrazio chi me l'ha detto. Ma sì, il Rally della Marca l'anno scorso è stato appunto un po' un calvario all'inizio. E appunto perché ha avuto tante difficoltà è stata una vittoria bellissima. Siamo partiti con un handicap, praticamente poco dopo lo shakedown ci siamo accorti che avevamo un problema al motore e bisognava risolverlo oppure potevamo anche non partire per la gara. E l'abbiamo risolto. Però ci è costato un po' a livello di tempo durante la prova spettacolo e quindi il giorno dopo siamo partiti un po' a tutta per rimontare, dato che eravamo in ultima posizione a quasi 30 secondi dal primo. Scrivono nei commenti, ginnastica.sara, vorresti partecipare al Rally Monte Carlo? Se sì, con che macchina? Magari, magari, è la gara più blasonata della storia. Beh, se ci fosse la possibilità con una VRC, perché no? Poi nei commenti ancora, Dennis Piceno Rally, ti stai tenendo un allenamento in qualche modo durante questa quarantena? No, purtroppo no. Purtroppo non ho alcun modo per potermi allenare. Magari. Tornando alle domande che abbiamo fatto, ci abbiamo fatto. Verrà Rally Sprengola? Sperlonga, Sperlonga, sì. scusa. Mi piacerebbe, devo ammettere che sono già 2 anni che l'avevo un po' messo nel mirino. Purtroppo è fatto in un periodo dell'anno in cui o sono via per lavoro oppure il budget è già finito. Però il contesto anche lì su cui è fatta quella gara è fantastico perché è lì vicino al mare e anche la prova speciale è molto bella. Ho visto vari camera car, la prova alla Magliana è bella, veramente bella. Chiara scrive, Lorenzo lascia l'Ivan dopo. Magari, così cerchiamo sponsor o aiuti. Chi è il tuo idolo in assoluto? Probabilmente non ho idoli in assoluto, però potrei dire che a me mi piace tanto il marchio Peugeot e i piloti che hanno corso all'epoca d'oro, vedi quelli dei gruppi B. Quindi probabilmente potrei dire Kankkunen. E diciamo nell'epoca un po' più moderna, Gronholm, appunto perché da piccolo mi regalarono una 206 VRC e sui finestrini c'era il suo nome. Allora non me lo sono mai più scordato quel nome lì. Allora dopo lo seguivo, insomma, guardavo i video, seguivo quello che faceva e tanta roba come pilota. Poi, chi è il tuo pilota preferito in questo momento nel VRC? Direi Thierry Neuville. Che se insiste ancora di più, probabilmente ce la fa a vincere il titolo. Stavolta ho fatto diverso. Tutti dicono Tanak. Sì, è bravissimo anche lui, se l'è meritato appieno il titolo, però Neuville è stato vicino al titolo per più tempo, per come la vedo io, quindi spero che arrivi anche per lui il momento di vincerlo. Poi nei commenti ci scrive ginnastica.sara, io faccio allenamento su go-kart, secondo te posso arrivare a navigare rally? Beh, anch'io sono partito dai kart, quindi ti dà il senso della traiettoria e il senso, insomma, del mezzo da corsa. Quindi sì, perché no, assolutamente. Poi Paolo Oriella, non ho domande, ma un grande saluto a Lorenzo, un grande pilota, buona persona. Grazie Paolo, davvero, penso la stessa cosa di te. Ancora nei commenti tuttora. Zulian Sara, meglio Marco stamattina in Castrozza. A tutti e due il rally si è passato come un razzo e come sempre il tifo c'era. Grazie. Sono bellissime entrambe come gare. Diciamo che forse l'asticella va un po' più su Rally della Marca che su San Martino. Anche perché San Martino, per come sono state le prove dell'anno scorso, o sei perfettamente al top con la macchina, se no triboli, si tribola tanto. Quindi dei due direi probabilmente di più il Marca.
Poi dicono mi commette ancora Dennis Piceno. Mi sto facendo licenziare per seguire la diretta. Beh, digli che per un valido motivo, digli che te l'ho detto io, di seguire la diretta e di assentarti un attimo al lavoro. Poi ancora nei commenti. Schenettini Sandro, Lollo mi sveglia le ciumitiere da 208. Com'è? Non ho... Lollo mi sveglia le ciumitiere da 208. Cambia, è tanto soggettivo. La si può usare in tanti modi, dipende uno come si la sente, però è tanto soggettivo. Potrebbe non piacere come la uso io e portare risultati anche peggiori. Quindi, scheda Peugeot Sport è secondo me la migliore da usare. Come consiglia la scheda Peugeot Sport Asfalto Italia? Ambrosio Pirro riproduzione. Secondo te, se al Tuscan non bucavano 7 Camperelli, chi vinceva il titolo? Non lo so, secondo me non ci ho mai pensato, devo essere sincero. Secondo me poteva dare la zampata finale Rossetti, però potrei anche sbagliarmi, non lo so. Vai, eccoti. Hai Ok. bloccato per un attimo. Vai, c'è scritto nel mentre. Schenettini Sandro, Lollo, dimmi la verità. È quella. Scheda Peugeot Sport e vai tranquillo. Poi, quali sono i tuoi progetti futuri? Non mi dispiacerebbe fare un salto di categoria. Poteva esserci la possibilità quest'anno. Spero ci sia ancora la possibilità qualora le gare dovessero ripartire. E non sarebbe male, come detto prima, provare una macchina a trazione integrale per vedere se riesco a guidarla oppure no, oppure non è roba mia. Il tuo sogno nel cassetto? Vincere un'assoluta con qualsiasi macchina, anche col 106 sarebbe proprio l'ideale, ma capisco anch'io che è un po' più facile con auto al top di categoria. Non sarebbe male poter vincere un'assoluta, sì. Poi l'ultima domanda, se in caso non ce ne siano altre, nei commenti, consigli per chi vuole intraprendere questo sport. Beh, per chi vuole intraprendere questo sport come pilota, consiglio di provare ad andare forte, di non partecipare alle gare solo per fare numero. Che se ci provi ad andare forte, capisci se puoi fare buoni risultati. Se invece partecipi tanto per fare o per altri motivi, allora secondo me non so neanche se ne valga la pena, dato i costi e tutto. Però sicuramente consiglio di farlo, di provarci, perché è uno sport fantastico. E un'altra cosa che mi sento di dire è di fidarsi di poche persone, perché è difficile trovare aiuti e chi aiuta di spontanea iniziativa probabilmente c'è una doppia faccia. Quindi bisogna stare un po' attenti anche alle persone che popolano questo ambiente. Non ci sono altre domande, vi lascio andare. Aspettiamo un attimo che la gente vuole scrivere. Vai. Ancora Schenetti. Schenetti Sandro, Lollo, posso farti da navigatore? Giuro che mi impegno. Ah, quando vuoi. O te lo faccio io da navigatore. No, scherzo, non sono capace. Poi ci scrivono sotto. Alan Tollari. Tollari. Sull'ultima domanda, parole sante. Sì, infatti chi c'è un po' dentro questo ambiente già lo sa. Chi però viene da fuori e non lo sa, questo è quello che mi viene da dire, proprio nella maniera più pacifica possibile. Poi Davide Rizzo, cos'è? Scrive ciao Lollo. Ciao Davide. Poi se non abbiamo altre domande, io chiudo qui. Non dobbiamo averne altre. Ok.
Vai, perfetto. Grazie mille per aver partecipato, A poi te per la semmai sul possibilità. futuro mi riaprirò. Poi ci scrivo ancora, ciao, ciao Lore, grazie mille. Ciao, ciao a tutti, a Tocca nei voi. commenti. Grazie a voi che avete seguito. Poi ci dicono veloce l'ultima, aiuto. Prossimo. Prossima diretta che farai? Non lo so, quando capita un'altra occasione così, volentieri, sì, di sicuro. Ora ho abbastanza tante domande alla fine. Poi Davide Rizzo, ciao Chiara, ciao Dennis, ciao Sandro, poi Ambrosio Virobuzzi scrive, per esordire è meglio 106 a 6 o 600 kit? La 600 non l'ho mai guidata, però è una bella macchina anche la 600 kit da vedere, da sentire. A livello di prestazioni, più prestazionale la 106, dipende uno cosa vuole fare. Secondo me, io potrei dire 106 perché ho usato il 106. Vai. Comunque, grazie per aver partecipato. Non ci sono altre domande ora ancora. Ti Va bene. ringrazio ancora. Vai. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie a tutti per aver partecipato. Ci vediamo domani con un'altra diretta alle 4:30. E quindi, ciao a tutti. Grazie.